dichiarare guerra al caporalato e soprattutto intensificare tutte quelle che sono le azioni a contrasto di un sistema che mortifica il lavoro, che mette a repentaglio le vite umane e che soprattutto non fa crescere certamente la qualità del lavoro e quella del lavoro in un comparto strategico importantissimo come quello dell'agricoltura. Non possiamo non ricordare e condannare quanto è successo in località Cisterna di Latina al cittadino indiano Satnam Singh, e che a 31 anni ha perso la vita durante un'attività lavorativa che era totalmente irregolare, ma ancora di più che ha perso la vita perché non è stato soccorso, e c'è chi ha pensato di abbandonarlo senza prestargli nessuna umana assistenza in un momento gravissimo in cui gravissime erano le ferite che aveva riportato. Il tavolo di oggi è un tavolo aperto che mette a disposizione le competenze di ogni settore per soluzioni anche immediate e correzioni di rotta rispetto a norme che tutti rivendicano, delle quali tutti rivendicano l'esistenza, ma allo stesso tempo o l'inapplicazione o l'inefficacia in parte. Alcune delle cose che abbiamo sottolineato procedono nell'ottica di organizzazione anche della forza lavoro proveniente da paesi terzi che arriva in Italia, dotandola di formazione anche sui diritti sindacali, oltre che sulle conoscenze basiche della lingua italiana, perché possano per esempio chiedere aiuto e soccorso. Non abbiamo toccato un ampio, anzi amplissimo spettro di questioni, alcune delle quali hanno uno stato di avanzamento normativo già in essere. La collega Calderone ha sottolineato come possiamo accelerare anche dei processi attraverso strumenti normativi differenti da quelli immaginate, fa riferimento al disegno di legge da lei presentato in questo senso, e potrebbe essere accelerato utilizzando il veicolo del decreto agricoltura che abbiamo messo a disposizione per affrontare una serie di questioni che incidono anche indirettamente sul fenomeno del costo del lavoro, la giusta retribuzione dei lavoratori in agricoltura, che è il giusto valore delle produzioni agricole riconosciute, perché è evidente che una delle criticità che esiste è la concorrenza di paesi che non riconoscono come valore il diritto dei lavoratori, e invece le modalità con le quali gli imprenditori che agiscono in regola invece in Italia hanno come costo ulteriore di produzione. Europa, non oggi ma da alcuni mesi, chiediamo che sulle importazioni, sugli accordi di scambio vengano inseriti il rispetto dei diritti umani e dei diritti dei lavoratori. Combattere il caporalato vuol dire, da un lato, certamente intensificare i controlli, lo stiamo facendo, e come sapete recentemente abbiamo aumentato il numero delle assunzioni di ispettori del lavoro che sono previste per il 2024, sono già stati banditi i concorsi, saranno concorsi su base regionale, perché andremo a intensificare la nostra azione e a potenziare tutti gli ispettorati regionali e quindi la forza lavoro sul territorio, in modo da poter contrastare in modo sempre più efficace fenomeni come quelli del caporalato. Lo faremo anche attraverso un attento, puntuale, sinergico lavoro di consultazione delle banche dati. Potenzieremo la rete agricola di qualità, perché il contrasto al lavoro sommerso e al caporalato passa anche per il sostegno a chi invece con difficoltà ma con grande senso di partecipazione civile invece gestisce regolarmente le proprie attività lavorative e soprattutto le aziende agricole. Potenziamo la rete
Di qualità vuol dire anche intensificare, migliorare gli strumenti, mettere in relazione anche gli enti bilaterali del mondo agricolo che possono apportare ulteriori elementi qualitativi e soprattutto anche rivedere quello che le organizzazioni del mondo agricolo ci hanno segnalato, il sistema di funzionamento della rete sul territorio, quindi migliorando anche il grado di copertura e di penetrazione territoriale della rete agricola di qualità. A questo affiancheremo anche il sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura. Sero degli interni che per esempio oggi in maniera molto celere è riuscito ad ottenere il riconoscimento di permesso di soggiorno speciale per la signora Soni, moglie della vittima. Quello di oggi resta aperto, così ci siamo detti, aperto anche a interlocuzioni non formali. La collega nella chiusura della riunione ha appunto detto che nei prossimi giorni, anzi nelle prossime ore, su alcuni aspetti del decreto agricoltura o su emendamenti specifici che potranno essere rappresentati anche su sollecitazione delle forze sindacali e datoriali, dove abbiamo oggi verificato possa essere utile e ci sia un comune accordo per velocizzare alcuni processi di correzione di rotta in vari ambiti, tra i quali ovviamente anche quello che riguarda il caporalato. Cosa però che è emersa e che io faccio come appello, in queste situazioni può accadere che ci sia una criminalizzazione di uno degli anelli della filiera, quindi decesso di un operaio per colpa di un criminale si criminalizzino invece le imprese agricole. E un episodio per esempio di queste ore vandalico nei confronti di una associazione agricola fa pensare che ci sia un problema. La scritta minacciosa nei confronti di questa associazione sulla sede in Lombardia che viene riportata dalle agenzie è l'accusa che queste morti dipendano dagli imprenditori agricoli, dipendono da criminali. Contro ci soddisfano alcune risposte che ci sono date, tipo che gli enti bilaterali nell'incontro tra domanda e offerta del lavoro possa avere un ruolo centrale e determinante. Ci soddisfa il fatto che si possano valorizzare ancora di più le reti agricole di qualità che possano asseverare, riconoscere alle aziende agricole un titolo di merito e anche una decontribuzione in questo caso, per cui se applicano i contratti, se applicano le norme sulla sicurezza sul lavoro, se non hanno lavoratori né in nero o sottoposti a forma di caporalato. Sicuramente è emersa una criticità legata al decreto flussi, non funziona il click day, va ripensato completamente, ma noi abbiamo anche aggiunto che a fianco al decreto flussi dobbiamo anche prendere in considerazione le 400.000 persone presenti in Italia che sono ingabbiate, che hanno avuto un permesso di soggiorno non più rinnovato, ma che danno il loro contributo nel nostro paese e non possono riemergere. Questo è un problema serio, perché se viene lasciato nell'ombra rischia poi che questi lavoratori o lavorino in nero o finiscano in mani della criminalità organizzata. Questa riunione, come dire, è abbiamo ribadito quanto noi avevamo già fatto a un tavolo il 22 di febbraio, sempre con gli stessi ministeri. Allora, sicuramente il permesso di soggiorno straordinario dalla vedova del lavoratore indiano morto è un fatto positivo, come anche capire come la disponibilità a affrontare il problema dei colpi di calore e del caldo come lavoro. Su quanto riguarda il specifico fatto, il problema dei lavoratori stranieri, il problema è questo. Noi in questo evento si è combinato il problema della sicurezza sul lavoro in Italia, che è grave visto il numero di morti, questo lavoratore anche se fosse stato in regola sarebbe morto ugualmente, per capirci, e il fatto che i lavoratori stranieri con
a causa della Bossi Fini e tutte le successive norme che sono state fatte in questo paese, sono dei lavoratori che non riescono a essere regolari e, come dire, sono più deboli nel confronto dei datori di lavoro. Per cui sostanzialmente oggi non possiamo dare un giudizio, se non il fatto che ribadiamo come fra i CGL e CGL il fatto che la Bossi Fini deve essere una legge, deve essere tolta, abrogata, perché e ripensare completamente la legislazione che c'è per l'immigrazione, perché da noi l'immigrazione è un patrimonio, una opportunità, visto che l'INPS proprio ieri ha detto che nel 2050 il 35% della popolazione italiana avrà più di 65 anni. Per cui l'immigrazione è per noi una risorsa e un'opportunità. Infatti della tempestività della convocazione che è arrivata a seguito appunto di un comunicato stampa unitario in cui chiedevamo di rimettere al centro le gravi criticità che investono il settore agricolo. Abbiamo apprezzato anche da parte del sistema delle imprese la loro disponibilità a partecipare all'iniziativa del 25 giugno a Latina insieme a tutte le lavoratrici e i lavoratori della provincia indetta dalla comunità degli indiani, perché crediamo che questa battaglia non la si possa vincere da soli, bisogna unire in senso di alleanza strategica tutte le parti sociali insieme alle istituzioni perché il nostro Made in Italy possa profumare di legalità e non si debba macchiare del sangue versato come in questo terribile episodio. Siamo meno soddisfatti del fatto che in certi momenti si rischia che la comunicazione vinca sulla concretezza delle risposte che sono necessarie per contrastare il fenomeno dello sfruttamento. Noi dobbiamo restituire ai lavoratori sfruttati la possibilità di denunciare i propri aguzzini, dobbiamo prevedere la possibilità che vengano rilasciati permessi di soggiorno immediati e speciali per chi è vittima del grave sfruttamento lavorativo e di integrarsi regolarmente nel nostro paese.